giocatore, non si giudica da un calcio di rigore, recitava una celebre canzone di Francesco De Gregori. Non è questo il caso di Luigi Di Biagio, attuale allenatore della Nazionale Under 20, il cui passato da calciatore è però stato per molti anni ricordato, soprattutto per il decisivo errore dal dischetto ai quarti di finale nei mondiali del 98 contro la Francia. Ero molto tranquillo perché per me quello era stato un mondiale eccezionale, quindi era andato tutto bene, avevo fatto il gol, tra l'altro il centesimo delle nazionali in un mondiale, quindi c'era stata una successione di eventi positivi per quanto mi riguardava, con prestazioni, gol, vittorie, quindi quando io sono andato a calciare ero molto tranquillo, ero convinto di far gol. La traversa spegne in un baleno il sogno degli azzurri e quello di Di Biagio, quasi tramortito per l'errore dagli 11 metri. Il post rigore non me lo ricordo molto bene perché ero molto confuso, ero molto amareggiato, mi sono un po' chiuso in me stesso, no? Eravamo un po' i due che avevano sbagliato, eravamo io ed Albertini, e a lui ancora gli rimprovero il fatto che di lui non si ricorda nessuno perché aveva tirato il terzo e lui mai che dicono io quello eclatante, però ancora lo prendo in giro su questa cosa. Due anni dopo, però, nella semifinale di Euro 2000 contro i padroni di casa dell'Olanda, per il centrocampista romano si presenta l'occasione del riscatto. Sicuramente due anni dopo è successa una cosa un po' particolare, no? Perché comunque quando parliamo dell'Europeo del 2000, quando andammo ai rigori nella partita con l'Olanda, non dovevo tirare il calcio di rigore, però uscirono Del Piero ed Inzaghi nella gara. Il mister mi chiese di andarlo a calciare, era il mister Dino Zoff, e non esitai neanche un attimo a dire di no. Quindi nonostante tanta paura, nonostante tante incertezze, mi presentai sul dischetto e questa volta andò bene. Per Di Biagio è la fine di un incubo durato due anni. L'Italia approda così per la seconda volta nella sua storia in una finale di un campionato europeo. Credo molto nel destino, negli intrecci proprio che ti riserva la vita. Quindi mi aveva dato la possibilità di potermi rifare, tra virgolette, contro la Francia. Vincevamo 1-0, io tra l'altro uscii a 10 minuti alla fine, mentre vincevamo 1-0 con tutto lo stadio in piedi che mi applaudiva. Quindi pensavo dentro di me che era il momento giusto di riprendermi quella coppa mancata, anche se diversa, però sempre gratificante e sempre soddisfacente. E poi i fini che ci pareggiarono all'ultimo minuto, al 93esimo, e poi vinsero col Golden Goal, che tutti è storia che già conosciamo. Però va bene anche là, voglio dire, non ho nessun rimorso. Ho cercato sempre di dare il mio massimo e a volte sono stato vicino da vincere tante cose e non ci sono riuscito, ma va bene così.